è un modo per far vivere la Costituzione, perché non è soltanto un pezzo di carta. Perché se così fosse sarebbe preoccupante. Invece questo è anche il miglior modo per passare il testimone, cioè l'incontro tra due generazioni, no? La nostra generazione e le future generazioni, visto che questa espressione è entrata ora in Costituzione all'articolo 9. E perché l'idea qual è? Quella di, diciamo, sensibilizzare i ragazzi a tematiche di attualità e, insomma, convincendo loro che non si tratti soltanto di un insieme di norme, ma c'è un disegno di comunità politica dentro la Costituzione. Però il problema è che la Costituzione vive se noi siamo in condizioni di farla vivere, e cioè in questo caso se i ragazzi la faranno vivere. I ragazzi hanno da subito fatto delle attività proprio di riflessione in questo periodo, delle iniziative proprio per dire e confermare quello che le scuole italiane in questi giorni stanno sempre di più e con grande forza facendo, che è quello certamente contro tutte le guerre, e quindi è questo a cui dobbiamo educare i ragazzi nelle scuole. Sono riflessioni importanti, riflessioni anche di solidarietà che questa scuola ha da sempre avviato, un confronto aperto con le realtà non solo nazionali, ma anche queste riflessioni oltre i nostri confini.